Bentornati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme una pizza chiusa cotta in padella che richiederà per la sua realizzazione solo mezz'ora. La si può personalizzare come più ci piace. Avremo bisogno di mezzo chilo di farina, 300 ml di acqua, una bustina di lievito istantaneo, 35 ml di olio e 12 g di sale. In una ciotola incorporiamo il lievito alla farina e aggiungiamo piano piano l'acqua. Lavoriamo l'impasto cercando di far assorbire tutta l'acqua. Incorporiamo l'olio. Il sale e la restante acqua. Una volta che l'acqua sarà completamente assorbita, completiamo la lavorazione sul piano. Continuiamo a lavorare l'impasto per dargli più forza. Dividiamo la pagnotta ottenuta in quattro parti uguali per realizzare alla fine due pizze chiuse. L'impasto non ha bisogno di lievitare, quindi con l'aiuto di un mattarello procediamo con la stesura fino a raggiungere uno spessore di 2-3 mm. Ripetiamo lo stesso procedimento con la parte che andrà a coprire la nostra base. Procediamo con la farcitura della nostra pizza. Potete farcirla come più vi piace, noi abbiamo preferito utilizzare del prosciutto cotto e della scamorza. Copriamo la base, sigilliamo i bordi con l'aiuto delle dita e poi con l'utilizzo di una forchetta. Questo eviterà al condimento di fuoriuscire durante la cottura. Preriscaldiamo una padella antiaderente e ungiamo il fondo. Spennelliamo la parte superiore della pizza con dell'olio. Cuociamo la pizza per 5 minuti per lato finché entrambi i lati non saranno dorati. La pizza è pronta, non ci resta che assaggiarla. Vi consiglio di provarla, entrerà a far parte delle vostre ricette del cuore. Se vi è piaciuta, mettete un like al video e iscrivetevi al canale attivando la campanella per restare sempre aggiornati. Alla prossima ricetta!